di Varsi, festa del volontariato, la terza. Siamo qua con il sindaco di Varsi, Giovanni Gliariuzzi, che è anche presidente della Protezione Civile, il dottor Giovanni Martino, presidente dell'Assistenza Pubblica, Lorenzo Ferrari, presidente degli Alpini, e abbiamo Laura Raboni, che è la presidente dell'Avis. Partiamo subito con il primo cittadino. Signor sindaco, un successo direi. Allora direi siamo alla terza edizione e siamo molto soddisfatti di questa terza edizione che sempre più vede crescere le persone che vengono a questa manifestazione. Io cosa posso dire da presidente del gruppo di protezione civile? Siamo molto soddisfatti dei nostri volontari, ringraziamo tutti, almeno ringrazio io tutti i volontari naturalmente della protezione civile, della pubblica, degli Alpini e dell'Avis per dare sempre questo contributo a questa festa qua e a chi ci dona comunque sempre qualcosa, quindi tutti gli anni qualcuno dona a questa festa diciamo quello che è la musica e anche quest'anno ci hanno donato la musica senza spendere soldi, quindi siamo molto soddisfatti, la festa sta andando molto bene, quindi tutti contenti. Grazie. Dottor Martino, anche per l'assistenza pubblica è un successo. Beh, noi siamo molto contenti, soprattutto siamo contenti perché siamo insieme, siamo in buona compagnia, siamo insieme ai protettori civili, siamo insieme ai donatori di sangue, da cui è nata la pubblica, bisogna ricordarlo sempre, certo. Questo qui. E io ho fatto il militare nel truppe alpine, quindi a un certo punto sono proprio di casa. No, sono molto contento, contentissimo perché è giusto, almeno una volta all'anno, ufficialmente ringraziare tutte le persone che prestano volontariamente, con grande passione e grande serietà anche professionale, la loro opera in favore della collettività, in qualsiasi modo, ognuno poi lo fa secondo le sue attitudini e le sue capacità, però con grande passione e grande dedizione. E questo qui è un modo per ringraziare tutti quanti, quelle persone, e anche per offrire alla cittadinanza un momento di svago, di buona compagnia, di buona musica e di ottima cucina. Certo, grazie. E abbiamo una giovanissima presidente dell'Avis, Laura Raboni. Laura, impegnativa la giornata però con soddisfazione. Assolutamente, l'impegno ci vuole, nel senso che preparare anche tutto è una cosa molto lunga, molto impegnativa, ma assolutamente ripaga, vedere la gente contenta, vedere la gente che apprezza, a vedere anche così tanta gente, assolutamente è molto appagante, molto soddisfacente, siamo assolutamente molto contenti, poi di farla così in compagnia è ancora più divertente, insomma piace anche molto di più la festa, ce la si gode di più. Grazie. Lorenzo Ferrari, presidente degli Alpini, sempre presenti anche loro? Assolutamente sì, bisogna darsi da fare, è bello perché ci siamo uniti tutti per fare questa festa, il terzo anno, sempre bella, viene sempre bene, sempre meglio diciamo, e poi lo continuo a dire, siamo divisi in tante associazioni, ma le persone sono sempre quelle che giriamo e via, però ci uniamo, diamo il massimo e creiamo delle belle feste, insomma delle belle serate, la cosa migliore che c'è per il paese, per noi e per continuare anche nel futuro, andare anche i giovani, ho visto che tutte le sere ci sono, ci danno una mano, è bello veramente, assolutamente. Quindi dobbiamo veramente ringraziare il volontariato di qualsiasi genere. Passo un attimo la parola al sindaco. Sì, volevo invitare tutta la nostra Vallato, comunque tutta la nostra provincia, all'evento che ci sarà lunedì, che è la Pizzata in Piazza, un evento che è organizzato esclusivamente da Avis, con comunque l'aiuto di tutta la cittadinanza, anche se è di Avis, quindi vi aspettiamo a Varsi lunedì 5 per la pizzata a Varsi e poi anche per il 14 di agosto, sempre qua in piazza, ci saranno due artisti di strada, ci saranno che, come anche negli anni scorsi, hanno riempito la piazza di turisti. Quindi vi aspettiamo a Varsi. Benissimo, grazie. La piazza di Varsi piena. Bello.